maestro, ho voluto deliziarci con una ricetta. La carbonara al cioccolato, dolce un po' salato. Andiamo. Ragazzi, il video di oggi faremo prepareremo una carbonara insieme, ma non una carbonara qualunque. C'è il passaggio per parti su dietro. Prepareremo una carbonara al cioccolato. Allora, queste sono le pe Al cioccolato. Esplosione maiale. Tanto vi spiego tutti gli ingredienti o tutto quello che faremo in questo video. Allora, devo prendere un paio di robe per evitare di fare spoiler. Non vi ho fatto vedere il frigo completo, ma vi avviso che c'era più di almeno 8 video dentro in quella schermata, in questa parte del frigo. Bene, ciò che ci servirà per questa carbonara sono il formaggino P, sì, il Voi grappadano. Che quello formaggino pio, sì. Comunque non so, a me mi sfarfallano i suoni nelle cuffie, quindi non so se nel video si sente, al massimo non sentite un che cazzo. costava di meno, pancetta, e ho preso, signori. Questo non va bene, signore, si va a risparmio. Si va a risparmio, non si fa. Si spendono i soldi, i big moonies. Ok, andiamo avanti. Solo per voi, e le dovete nella scatolina, quella lì. Ma sono carine perché hanno proprio lo scatolino Lo singolo, scatolino, singolo, piccolino. doppio. Carine. Useremo queste qua, Veramente. tutte e due ovviamente, perché le metto, non so, dividere il torro dall'altro. È buona. Porca mamma mia. Aspettiamo che bolla. Ok, ho appena letto tutta la scatola, ma non c'è scritto quanto farle cuocere. Questo sarà un grande problema. Allora, mi pongo qua, davanti al mio, alla mia, al vostro guanciale. Una volta, mi ricordo, ho fatto col guanciale una volta, mi ricordo, Ah, si che l'ho ricorda? Ti fatto col guanciale una volta. Buono, ricordi? oddio, è scesa tipo a cubetto, buono Acceso, perfetto. qua. Passiamo così, vi posso sentire i vostri pensieri. Che E manevolezza iniziamo a mescolare un pochino della questa banga. pancia. Buono. No! No, L'ho dai! finito per Mi terra. sono dimenticato il Che tovagliolino. fanno? Aspetta un attimo. Bravo, bravo. Ok, poi quando tutto il bianco si diventerà trasparente sarà qualcosa di più guardabile. Ora l'odore è molto buono. Ok, l'acqua non sta ancora bollendo. Vado più tranquillo. Ora sentiamo soprattutto lo sbrigolino. Ma è la mostra del video di prima. Tanto mi preparo il liquido che berremo con. No, ma non neanche mezzo bicchiere. Appena metto la pasta, molto semplice. Molto semplice, infatti. Così spento il fuoco. Ma comunque le anguille, i tonni e le Mistolino, trote hanno le ossa. 7 minuti da ora, signori. Ah, guarda che sbrodolosa! È tipo marroncina, vedete? No, di odore sa ancora di acqua calda. Peccato. Buono. Ho messo in pausa. Ok, c'ho paura che mi cade il telefono nella fessura, quella lì. Ah, la fessura, la fessura. Ora, ok, faccio vedere un attimo la pasta, ma non è in condizioni pietose, è guardabile, No, più o no, meno. sta solo Oddio, ma è decomponendo. morbidissima. Veramente 7 minuti. In effetti sono quasi scaduti i 7 minuti. Potrei andare a mettere la pasta dentro il piatto. L'uovo dove lo metti? Oh, sento una ciola. Ok, ho già scolato la pasta. Situazione sempre molto. Ah, i Poi il capelli che fuoco, toccano i contatti non mi dove fanno sentire la cuffia, va? Allora, qua c'è interessante, la no. pasta che dopo vi farò vedere. Madonna. Certi pezzi sono tipo totalmente decomposti. Decomposto. Allora, pancetta. La pancetta e l'uovo. 20.000 specie di pesce Uvetto viventi. caldo.
Sì, freddo. Che hanno le ossa. Formaggio non ce lo metto, ovviamente. E il mestolino. Se no. Servirà Il per pistolino? mescolare questa prelibanza. Prelibanza. La Allora, carpa ha le l'odore ossa. cioè, è come. Madonna. No, ma tu. Ma guarda sto No. pe. Non riesco neanche a tirarlo su, da quando è proprio decomposto. Oh Ma chi ha fatto no. fare questa pasta? E perché l'hanno fatta soprattutto? Infatti. Odore. Allora, sa più di cioccolato che di carbonara. Gli ingredienti sono giusti, ho calcolato. Ma dobbiamo ascoltare queste domande perché sono domande esistenziali che, a cui ancora non c'è una risposta reale. Infatti, per quale motivo il pesce gatto e i salmoni hanno le ossa? E anche le carpe hanno le ossa? La superclasse di vertebrati chiamati anche come pesci ossi comprende le classi Antinopterige e Sarcopterige, include la maggior parte dei pesci con circa 20.000 specie viventi, caratterizzata da uno scheletro osso, corpo rivestito di scaglie dermiche e respirazione brachiale. E se volete sapere, i pesci hanno il cuore sotto la faringe. E qual è la differenza tra i pesci ossi e la cartilagine? Ovvero che uno ha le ossa, ha uno scheletro intero di cartilagine, l'altro non ha la vescica per fare il soggiorno all'acqua. E alcuni pesci possono vivere sia nel mare che nello zucchero. Nello succhero, interessante. Come i condritti o i condroiti o i chondrodictenics o anche pesci cartilagini che sono fatti di carzo. Comunque andiamo avanti con la carbonara. Due uova per questa quantità di pasta, tanta roba. Ok. Ah, comunque, se volete mangiare un pesce che non abbia la lisca, le spine interne, dovete prendere la platessa e la limanda. Sono pesci senza spine, simili alla sogliola, sia per forma piatta e per sapore delicato che si contraddistingue, ma la sogliola ha le spine, quindi dovete prendere la platessa. Vedo qua, piattino, e tornate indietro, Mi e versiamo. sembra davvero un piatto molto denigrato, porcio. Sì, in effetti il mestolino non so cosa mi fu servito. Esatto. Buono, allora, ho Cosa ti sbrocato il potrebbe cucchiaio perché compiere? se avessi messo gli spaghetti, ovviamente mi sono dimenticato che la pasta era. Per farlo vedere Infatti, se meglio, si metterà lo la accompagnerò pasta, con la Monster del video di prima. Ok, come potete vedere, questo chicco, per esempio, questo pezzo di pasta è totalmente è veramente disintegrato, decomposto. ma è quello che userò perché dentro ha un pezzo di pancetta. Bagnolo detto, bagnolo detto. Oppure potete scegliere l'orata che ha solo la lisca centrale ed è facilmente rimuovibile. Ed è perfetto, è completamente privo di squame l'orata, quindi potete mangiare l'orata, la platista, se non volete tante spine. Oddio. Allora, all'inizio non si sente molto Non si che la sente, pasta è ma. Ok. fatta di cioccolato. Siete proprio solo carbonara all'inizio, per dare un pezzo di pancetta però. E alla fine c'è l'amaro del dolce, quello lì. Ah, per questo non fa la. La pancetta ci sta benissimo, non può essere buona. Se dice il maestro, la Per cosa c'ha favore, ragione, voglio dire. forse se ci avessi messo un po' più di sale sarebbe stato un po' più potente. È Con un tre po'. chicchi, Ah. raga, è buona. Oddio, il cioccolato si sente soltanto quando ingoi. Quanto spendo per sta roba? Va, 20 € speso. Era la Carbonara. carbonara al cioccolato. Diciamo con un prossimo video in cui preparerò qualcosa di molto più marca, si Capito? chiude. Dio, leggermente amara. Sa di quell'insalatina, no, di come si chiama?
Di radicchio, oddio raga, sa di radicchio. Madonna, sa di radicchio. Come fa a sapere di radicchio? Non me l'aspettavo. Ma c'è un pezzo di pasta bruciato. Tra quelli decomposti, vabbè. Com'è? Dimmi, parla, parla. Voglio sapere. Non si parla con la bocca piena. Buonasera. Ciao Scusa. Duramo. Ciao. Ma io non mi chiamo così. Fine. Oh!